Salti grottini, salti grottini! Benissimo. Allora, oggi sono qui più contenta dell'altro video perché ho capito tante cose, perché era un momento, proprio un momento, e ho deciso di tenere quel video perché ho visto che voi mi date tanta di quella forza quando ho bisogno della vostra forza, che è veramente una cosa assurda. Io come ragazza mi sento abbastanza forte, però quello che mi date voi è una cosa che riempie la mia forza in una maniera assurda, quindi davvero grazie. E ho una sorpresina per voi perché credo vi farà piacere, perché già sto vedendo su Instagram delle cosine che state preparando. E questa sorpresina, che per gli abitanti di Roma ci sarà un altro incontro finalmente a Romix. Di nuovo, ho deciso di rifarlo lì. Poi ci sarà un altro incontro che farò più in là a Piazza del Popolo. Riempiamola, sto scherzando. E quindi sì, per ora ancora a Roma, ovviamente, perché non è che posso andare chissà dove, ho comunque 10.000 iscritti. E sì, ci sarà Romix, questa è tipo una sorpresina, un modo per ringraziarvi, ve l'ho detto prima apposta. Però tutte le cose più precise, quindi informazioni, robe, cose, ve le dirò in un video specifico, tipo incontriamoci parte 2, insomma. Ci rincontriamo a Romix e stavolta vi dico precisamente uno stand, perché vi avevo detto allo stand del ramen, c'erano 50 stand del ramen e Zante non si è potuta regolare purtroppo. Questo sarà un video haul, come avete letto dal titolo. Sono andata a Parco Leonardo, che è un centro commerciale di Roma, che io veramente adoro. Intanto guardate la mia cover. Che bella che è, ve la devo far vedere. Tutto il pelussoso qui, è veramente fantastica questa cover, l'amo. Dunque, vi stavo dicendo, sono stata a Parco Leonardo, è un negozio troppo bello, e ho fatto una miriade di acquisti, proprio tantissimi. E ci sono andata con i miei amici del mare, che io amo tanto e mi sono mancati troppo, quindi li saluto e vi mando un grossissimo, grossissimo bacio. Bene, iniziamo questo video. La prima cosa che sono andata ad acquistare in assoluto è stata questa coroncina, bellissima, fantastica, questa elastica con le roselline. E tipo l'erbetto che va troppo di moda, la vedo dappertutto, tutte le ragazze molto Tumblr con questa coroncina, ed io ero l'unica che non ce l'aveva. Beh, pare una cosa normale, a me no. E quindi da H&M ho preso questa coroncina, che ho pagato 5,99 euro. Poco dopo da Tiger ne ho vista un'altra che ne costava 3 ed era praticamente uguale, quindi state molto attenti dove andate, cioè vedete bene i negozi prima di tutto. Insomma, l'ho presa da H&M ed è troppo carino, quindi sono troppo contenta, soprattutto per il colore, perché come sapete è un colore che adoro, quindi H&M. Poi ho preso da Tiger, ovviamente, perché vai a far con Leonardo, che non fai shopping da Tiger, cioè Tiger è la vita. Quindi sono stata da Tiger. Ah, questa bustina troppo bella, ma è proprio bella per di bella, eh. È bellissima e c'ha tipo sta tizia qua e qui c'ha gli occhi. Non so perché Tiger ultimamente è fissato con gli occhi. Io boh. E ho preso una cosa troppo strana. Cioè, avevo voglia di un taccuino, di una giandina, di qualcosa del genere, non lo so perché. E ho deciso di prendere questo. Allora, da così pare la cosa più strana del mondo, ma è praticamente un diarietto. È stranissimo. È un diarietto così, dove mettere, voi lo vedete effetto specchio, quindi al contrario, però vi giuro che è normale. Praticamente, qui vi fa l'esempio, la foto di qualcuno che conoscete e poi una descrizione. Allora, io nei momenti in cui sto giù, che per fortuna sono pochi, mi piace sempre guardare le cose che riguardano le persone che mi vogliono bene, che ci tengono a me. E quindi ho deciso di comprare questo e riempirlo, vedete? Di foto, ovviamente attaccate sopra queste dei tizi di Tiger, e qua scriverci tutte le cose che mi hanno legato a quell'eventuale persona. Tipo, qui ci metto Valentina e qua scrivo varie cose di me e di Valentina, che possono essere anche dei disegnini attaccati sotto, una descrizione di Valentina, come ci siamo conosciute, da quanto siamo migliori amiche, per farvi un esempio, no? E quindi, cioè, mi sembra una cosa troppo bella, vedete? Puoi scriverci quello che vuoi e ci stanno un sacco di pagine. È veramente una cosa assurda ed è troppo particolare, ma credo che una volta completato e finito sarà una delle cose a cui terrò di più, perché significherà molto per me. E anche qua sopra, quindi sulla copertina, voglio metterci qualcosa, perché insomma il tizio baffuto non è che mi ispiri proprio tantissimo per un libro di tale importanza, perché sarà molto importante, quindi è fantastico. E questo l'ho pagato ben 5 euro, sì, esatto, mi ha fatto proprio bene, è carino, poi qua dietro vi spiega tutto. Lo adoro, credo che proprio lo adori. Quindi niente, questo
questo mi piace veramente un bordello, è troppo carino. Poi l'ultimo acquisto, ne ho fatti solo tre ma ci tengo veramente troppo, quindi il video era obbligatorio praticamente. L'ho preso da Mondadori. Ho una premessa prima di farvi vedere cosa ho comprato. Allora, praticamente io non leggo un libro da tantissimo tempo. Proprio tanto tempo. Ne ho uno che devo leggere per forza perché è quello di Harry Potter, ma non avevo i soldi adatti per prenderlo, quindi presa a male. E avevo adocchiato un libro dopo aver visto quel film fantastico, che mi ha fatto veramente impazzire. Cioè, avevo proprio una voglia assurda, proprio assurda, di leggere quel libro. Ho visto questo film, che tra l'altro è appena uscito, che si chiama Io prima di te, con le musiche di Ed Sheeran, quindi già da là rendiamoci conto, che sicuramente conoscete perché è troppo famoso, che mi ha fatto piangere. Mi ha fatto non commuovere, proprio piangere. Nel senso, quando l'ho visto, non è che piangevo e basta. Raga, singhiozzavo. Singhiozzavo, ma proprio disperata. Perché è un film che, dopo i primi 10 minuti, che non mi sono piaciuti tantissimo, mi ha preso in una maniera assurda. Infatti io devo fare il commentary per forza, e se trovo un tag anche un tag, perché è un film, uno di quei film che ti cambia un pochino la prospettiva di alcune cose della tua vita. E quindi, dandomi tutto questo, mi ha fatto veramente impazzire. E io da Mondadori oggi, per forza, perché lo dovevo fare, ho comprato, credo, l'acquisto più bello di questo haul, che è il libro. È il libro di Io prima di te. Ed è una storia fantastica, non vedo l'ora di leggerlo. Io sono una persona che legge poco e niente, quindi se voglio leggere così tanto un libro vuol dire che veramente, veramente mi piace. Me leggo giusto Harry Potter per dire. Ed è fantastico, dietro ci stanno scritte le parole che mi hanno fatto, diciamo, piangere nel momento finale di una cosa che succede. Non voglio fare spoiler assolutamente. Ed è un libro troppo bello, l'ho pagato solo 13 euro, che è abbastanza poco, pensavo costasse molto di più. E in copertina ci sono loro due, bellissimo, Clark e William. Ed è fantastico, insomma. In breve parla di quest'uomo, Will, che rimane invalido dopo un incidente. E niente, Will sta affrontando un periodo molto difficile. E la madre di Will chiede a Clark di diventare la sua, diciamo, custode, badante, se posso dirlo così. E alla fine si innamoreranno e varie cose. Ed è veramente un libro fantastico, perché ne l'hanno detto tutti, perché il film appunto mi ha cambiato proprio alcune cose che avevo in testa. Proprio è un film che plasma, secondo me. E quindi niente, lo dovevo comprare. È troppo bello, costa 13 euro, ed è veramente fantastico, troppo carino, e non vedo l'ora di leggerlo. E quindi niente, questi erano i miei fantastici acquistini. Io spero tantissimo che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio ancora di tutto, e presto ci saranno degli aggiornamenti sul mio secondo incontro, e non vedo veramente l'ora. Quindi, qua è tutto, un bacio grande. Ciao bellissime.